Google Analytics a cosa serve e come funziona? Questo non sarà un video tecnico dove ti spiegherò nel dettaglio come funziona Google Analytics, ma voglio dare alcuni suggerimenti e chiarimenti per cercare di interpretare e capire come inserire all'interno di una strategia di marketing digitale questo fondamentale strumento. Intanto cominciamo col dire che Google Analytics è suddiviso in quattro sezioni principali. Una sezione dedicata al pubblico, una sezione dedicata all'acquisizione, una sezione dedicata ai canali e una sezione dedicata agli obiettivi. Queste sezioni in realtà danno sempre la stessa gli stessi dati ad un livello di profondità sempre maggiore. Io nella schermata pubblico vedrò, diciamo, i dati grezzi, chiamiamoli in questo modo, cioè vedrò i dati senza alcun tipo di filtro e in una vista completamente anonima. Quindi in questa sezione riuscirò ad avere dei dati, per esempio, relativi al totale delle visite del mio sito web. Non riuscirò ad andare in profondità a vedere, diciamo, questo dato nel dettaglio, a cosa mi può servire e come posso utilizzarlo e snocciolarlo e sviscerarlo al meglio. Per fare questo ho bisogno di aggiungere un pezzettino di informazione allo strumento che troverò all'interno della sezione acquisizione. Da qui comincio ad avere una panoramica delle visite, quindi della loro suddivisione, della suddivisione per canali di traffico, per tipologie e di dispositivi. Insomma, posso andare ad andare a dettagliare e a vedere queste visite, che prima erano magari un numero globale, come si sono suddivise e come effettivamente si stanno rapportando alla totalità delle visite del mio sito web. Se ho un bisogno ancora maggiore di dettaglio, posso andare nella sezione comportamento di Google Analytics. In questa sezione io non solo posso vedere le visite divise per canali, ma anche per argomento. Posso vedere come si dividono e come si comportano gli utenti sul mio sito web, che tipo di contenuti visitano, quali pagine, quanto tempo restano. Ecco che siamo partiti quindi da una condizione di numerica, puramente numerica, quindi il totale delle visite, e via via nelle sezioni di Google Analytics siamo andati a vedere in queste sezioni cosa diventano le visite, come si trasformano e come cominciano ad ottenere una caratterizzazione più importante. Poi abbiamo una sezione dedicata invece alle conversioni e agli obiettivi, e qui riesco ad incrociare ancora più dati, riesco a vedere quindi quante visite ho fatto, che tipo di comportamento hanno avuto i miei utenti, ma anche cosa effettivamente hanno fatto, quali azioni hanno compiuto sul mio sito web, se si sono registrati una newsletter, se hanno effettuato degli acquisti, per quali tipi di categorie di prodotto, per esempio nel caso di un e-commerce, se hanno per esempio risposto o compilato un form di contatti. Ecco, in questa sezione riesco a guardare tutto quello che succede in termini di azione, di trasformazione delle visite in azioni. A questo punto diventa importante e fondamentale Google Analytics come strumento. È chiaro che questo non è, avevo accennato all'inizio del video, un video tecnico su Google Analytics, non ho spiegato tutte le sezioni nel dettaglio, però penso e spero di averti chiarito a cosa serve e come poterti districare all'interno di tutti quei numeri e tutte quelle sezioni e voci di sottomenu di Google Analytics. L'obiettivo di questo video era farti capire che c'è una lettura un po' più semplice e organizzata dello strumento, e soprattutto farti capire che questo strumento all'interno di una strategia di marketing digitale è fondamentale, perché ti permette di leggere e analizzare i numeri, di leggere e analizzare i comportamenti dei tuoi utenti, riuscire anche a capire quali sono magari i contenuti che piacciono di più, ad esempio se hai un blog, e cercare di proporre quel tipo di contenuti ai tuoi utenti. Riesci a farti capire per esempio quali sono le categorie di prodotti più venduti all'interno del tuo e-commerce, quali sono venduti meno, potresti in base a questo gestire e programmare le tue politiche di pricing sull'e-commerce. Si possono fare tante valutazioni, si può vedere quali sono le pagine
più visitate, per esempio rispetto ad un canale di traffico, quello organico ad esempio, per cercare quindi di capire qual è e che tipo di traffico e di visitatori noi portiamo e acquisiamo dal canale organico. Stesso discorso dai social, oppure dal canale del paid, quindi tutta la parte di Google AdWords. Quindi è fondamentale, come vedi, riuscire a leggere e interpretare i dati presenti all'interno di questa piattaforma per sfruttarli a tuo vantaggio all'interno della strategia di marketing digitale. Questo vale che tu sia un consulente o che tu sia un imprenditore che sta gestendo direttamente le proprie attività di marketing digitale, o semplicemente che vuole avere il controllo su queste attività e sul tipo di investimento che sta facendo. Ecco, questa piattaforma è una piattaforma che negli anni ho visto molto trascurata da chi non solo gestisce progetti, non voglio dire SEO, diciamo da chi si occupa di web marketing, ma anche e soprattutto da chi invece non è addentro a questo settore e che però ha un sito web, magari e-commerce, che di Google Analytics non ne conosce l'esistenza, oppure lo ignora volontariamente, o semplicemente delega e spera che tutti questi dati gli vengano forniti, letti ed elaborati da chi gli segue la parte di marketing digitale. E spesso purtroppo non è così che funziona e che succede. Quindi Google Analytics diventa uno strumento di analitica fondamentale per chi conduce una campagna SEO o comunque di web marketing, ma risulta anche molto importante e fondamentale per chi gestisce un sito in modo diretto, perché ti può restituire una grandissima quantità di informazioni che ti permettono di evolvere, migliorare e controllare la tua strategia marketing digitale. Spero che questo video ti sia piaciuto, ne porterò altri. Se ancora non l'hai già fatto, ti invito ad iscriverti al mio canale e a seguirmi.